Continuano a tenere banco le primarie del Partito Democratico nella lunga campagna elettorale per le amministrative di Napoli. Nella sfida tra Antonio Bassolino e Valeria Valente non rinuncia a fare il terzo incomodo Umberto Ranieri, che ora spera nel ricorso presentato dal Movimento Civico per Napoli contro la sua esclusione dalle primarie della coalizione di centrosinistra, esclusione dovuta all'assenza di firme a suo sostegno di iscritti al partito. Il 6 marzo chiedono al popolo del PD una chance per la corsa alla poltrona di sindaco anche il giovane Marco Sarracino e l'oncologo Antonio Marfella, gli unici volti nuovi di una competizione che assume sempre più i contorni di un regolamento di conti tra vecchio e nuovo, o meglio, quasi nuovo. Parlo oltre il PD e parlerò dopo le primarie anche oltre il PD, perché certo il PD prende il 14%, come faccio a vincere le elezioni? E se qualcuno avesse alzato il telefono e avesse detto: Antonio, scusa, ti guardi attorno? Ci dici quali sono le due o tre persone che a Napoli possono farcela? E ci dai una mano? Io mi sarei guardato attorno, le avrei dette. E avremmo fatto la battaglia tutti quanti assieme. Ma è passato luglio, agosto, Nessuno l'ha chiamato. settembre, ma non solo, ma è passato luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Nel frattempo Di Magistris ha fatto 8 liste e Lettieri ne ha fatto 7, e i 5 Stelle stavano in campagna elettorale tutti i giorni, e io vedevo davanti ai miei occhi lo stesso film di 5 anni prima.